Buonasera a tutti. Vi potrei dire che sono emozionato stasera, ed è vero, anche se purtroppo io, che non avevo mai tenuto un microfono in mano prima dell'assassinio di mio fratello, è da anni che ormai mi sono dovuto abituare a parlare a tanta gente, però è vero che sono emozionato stasera in maniera particolare, perché questa piazza, questo incontro, mi ricordo un incontro che feci tanti anni fa a Piazza Farnese. Fu il primo degli incontri dopo anni in cui ero stato in silenzio, quando ricominciai a parlare, quando alzai quel mio grido che era di resistenza, 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 che poi per anni mi hanno ricordato. Io non so quanta gente ci fosse in quella piazza, so che oggi chiunque incontro mi dice: io ero lì a Piazza Farnese. Non me ne ero accorto, c'era una piazza più piccola di questa, ma evidentemente quel incontro è rimasto nel cuore di tanti, così come è rimasto nel mio cuore. Io stasera mi hanno chiesto in tanti, quando sono arrivato qui in questa piazza, perché sono qui, perché sono venuto. Ecco, io me lo sono chiesto anch'io, però mi sono dato anche una risposta. Io sono qui innanzitutto perché qui sono sicuro di essere tra gente onesta. Non è soltanto un nome, questo della notte dell'onestà. Io sono sicuro qui di essere tra gente onesta, e purtroppo oggi riunire tanta gente onesta in una sola piazza non è assolutamente facile. Io sono qui perché, di fronte a quello che sta succedendo nel nostro paese, nel mio paese, nel nostro paese, io ci voglio mettere la faccia. Ci voglio mettere la faccia, e lo faccio anche se so che sarò criticato, perché io, che ho sempre detto che il mio movimento non deve essere avvicinato a nessun partito, il mio simbolo dell'agenda rossa non deve mescolarsi con quello di nessun partito, e continuo a dirlo, qui sono tra amici. Io non posso scordare che sono stati i meetup, che quando Salvatore Borsellino non lo conosceva nessuno, quando ho deciso di ricominciare a parlare, sono stati i meetup che mi hanno invitato in ogni parte d'Italia per darmi quella voce che l'informazione non mi dava. Perché? Perché io avevo cominciato a dire che Via D'Amelio era stata una strage di Stato, e queste cose nel nostro paese non si possono dire. Io sono qui perché io, per quello che faccio, ci voglio mettere la faccia, e vivo purtroppo in un paese in cui invece tanti preferiscono mettere il culo su una persona, su una poltrona, e poi sfruttare quella poltrona per poter fare non gli interessi pubblici, gli interessi di tutti, ma per poter fare esclusivamente i propri interessi. E io so che i giovani che ci sono qui, anche quelli che siedono oggi in Parlamento, invece si comportano in maniera diversa, cercano di fare diventare la politica quello che dovrebbe essere, non quello che purtroppo è. Oggi la politica purtroppo è diventata qualcosa, quasi un insulto dire che una persona è un politico. E invece questi giovani, e sono per la maggior parte giovani quelli che siedono in Parlamento e mi hanno invitato a venire qui, tendono veramente a cambiare la politica. E nel nostro paese è difficile, ripeto, un paese in cui i politici ci mettono il culo sulle poltrone che vengono chiamati ad occupare e pensano ai propri interessi. Per loro non è difficile, perché tanti di questi politici hanno la faccia esattamente come il culo, e quindi c'è poca differenza per loro. Ma io
Ma io sono qui soprattutto per un motivo, perché io penso che quello che sta succedendo nel nostro paese, questo diciamo marciume che è venuto fuori qui a Roma dalle inchieste su Roma, sulla mafia che è arrivata a questo cancro, che è arrivata anche a corrodere la capitale del nostro Stato, ha una genesi ben precisa. La genesi è questa: se uno Stato di diritto, come è successo nel nostro Paese, accetta di avviare e di portare a compimento una trattativa con la criminalità organizzata, non può succedere che quello che è successo nel nostro Paese. Il nostro, vedete, è un paese difficile, è un paese, il paese in cui viviamo, la nostra storia la dividono in Prima Repubblica, Seconda Repubblica. Ebbene, la Prima Repubblica ha un peccato originale. La Prima Repubblica, il peccato originale della Prima Repubblica è la strage di Portella della Ginestra e la trattativa, anche in quel caso, tra mafia e Stato, che eliminò quel bandito Giuliano di cui lo stesso Stato prima si era servito e poi, nel momento in cui non ne aveva più bisogno, si accordò con la mafia perché venisse eliminato. E quando uno Stato scende a trattativa con la criminalità e con la criminalità organizzata, non può succedere quello che è successo, che la morale pubblica decada, che la politica si confonda con la criminalità stessa. È quello che è successo nel nostro paese, è quello che è successo nel nostro paese, perché quella che poi chiamano Seconda Repubblica ha alla genesi un altro peccato originale, quella trattativa per la quale è stata sacrificata la vita di Paolo Borsellino e dei ragazzi della sua scorta per permettere di salvare la vita ad alcuni politici che con la mafia e che erano scesi a patto e che per i quali la mafia li riteneva che questi patti non fossero stati rispettati. E quindi non solo, diciamo, venne come prima battuta ucciso Salvo Lima, che era il viceré di Andreotti in Sicilia, impedendogli in questa maniera di diventare Presidente della Repubblica, perché è quello che stava succedendo nel 90, nel 92. Andreotti, un prescritto per reati di mafia, condannato e prescritto per reati di mafia, stava per diventare il Presidente della Repubblica. Quindi noi viviamo in un paese in cui dobbiamo ringraziare la mafia per non avere avuto un Presidente della Repubblica prescritto per reati di mafia. E questo è vergognoso, è vergognoso. Ed è vergognoso il fatto che lo Stato, per salvare la vita ad alcuni ex potenti democristiani che erano stati accusati dalla mafia di non avere rispettato i patti, patti che evidentemente erano stati stipulati, se poi non erano stati rispettati, ha sacrificato la vita di sei servitori dello Stato, come Paolo Borsellino e i ragazzi che sono morti insieme a lui, perché a quella trattativa Paolo si è opposto, si deve essere opposto con tutte le sue forze, con tutta il suo senso dello Stato. Lo Stato che trattava con gli assassini di suo fratello, perché Giovanni Falcone era veramente fratello di Paolo, non io. E con Paolo in vita quella trattativa non avrebbe mai potuto andare avanti, e quindi Paolo è stato eliminato per portare avanti quella trattativa di cui poi per vent'anni politici di destra e di sinistra hanno continuato a pagare le cambiali e ancora oggi le pagano, ancora oggi le pagano. Se oggi si tratta su chi deve essere il prossimo Presidente della Repubblica, si tratta con un criminale affidato ai servizi sociali. Se oggi si porta avanti
Se oggi si porta avanti, ed è quello che chiamano patto del Nazareno, che non è altro che una trattativa fatta davanti a tutti. La trattativa per cui è stato ucciso mio fratello era, non doveva essere conosciuta. C'è stata una congiura del silenzio che è durata per 20 anni, in cui i personaggi delle istituzioni che quella trattativa sapevano, che quella trattativa conoscevano, che quella trattativa avevano partecipato, continuavano a negarla, e ne hanno cominciato a parlare soltanto quando un collaboratore di giustizia e un figlio di un mafioso ne hanno cominciato a parlare. Io ritengo che il silenzio sulla trattativa, che è durato per 20 anni, la congiura del silenzio che c'è stata sulla quella trattativa, è una cosa estremamente grave. Altrettanto più grave della trattativa stessa è che oggi è venuto alla luce tramite un ex rottamatore che sta rottamando solamente la nostra Costituzione, sta rottamando il nostro Stato di diritto, perché quello che sta avvenendo nel nostro Paese, nel momento in cui si preferisce scendere a patti piuttosto che con una forza politica sane che ci sono nel nostro Paese, voi sapete quali sono queste forze politiche sane, perché è per questo che voi siete qui oggi. Si preferisce invece trattare, ripeto, con un criminale affidato ai servizi sociali, addirittura per riformare la nostra Costituzione, per riformare la nostra legge elettorale, e sicuramente questo farà sì che ancora una volta non ci venga ridato il diritto di voto, perché io vorrei che le piazze si riempissero nel nostro Paese per credere che ci venga finalmente ridato il diritto di voto, per chiedere che finalmente possiamo essere noi a scrivere i nomi delle persone che ci devono rappresentare, che non siano i segretari di partiti a scegliere quei nomi. E sapete come li scelgono? Nel migliore dei casi tra le persone più controllabili, nel peggiore dei casi per le persone più ricattabili, e sono ricatti che spesso si fondano sui ricatti incrociati che vanno avanti nel nostro Paese e che si basano sul contenuto di un'agenda rossa che è stata trafugata dalla macchina di Paolo e sulla quale c'è scritto a lettere di fuoco quello che è il peccato originale del nostro Paese. Quella trattativa che ancora continuano a chiamare presunta e che invece è stata quella che è stata chiamata la scatola nera della Seconda Repubblica, quello su cui si basano gli accordi, che quella che non possiamo chiamare più sinistra si stipula con quella che non possiamo chiamare più destra. Oggi nel nostro Paese non esistono più la destra, non esiste la sinistra, c'è una cozzaglia di persone che occupa il Parlamento e lo fa soltanto come ha dimostrato l'inchiesta di Mafia Capitale, dove praticamente è indistinguibile la criminalità mafiosa dalla politica, dall'imprenditoria. Ormai quello che era un tumore che era nato, e grazie al fatto che lo Stato aveva abbandonato anche il controllo del territorio delle regioni del nostro sud, della criminalità organizzata, si è espanso, è entrato in metastasi, io credo che oggi non si sia regione del nostro Paese che sia immune da questo cancro. Un Paese in cui purtroppo un Presidente della Repubblica, come è successo per il secondo settennato di quel Presidente, cosiddetto Presidente della Repubblica, di cui finalmente ci siamo liberati, è stato eletto soltanto perché potesse fare da garante del silenzio sulla congiura del silenzio sulla trattativa che è durato per 20 anni. Io ricordo quando Violante alla Camera disse, e io mi chiedo il perché, disse in un intervento alla Camera: noi non faremo mai una legge sul conflitto di interessi, noi non
toglieremo mai a Berlusconi la sua televisione. Quella era la dichiarazione fatta nel nostro Parlamento di una trattativa che continuava, di un accordo che continuava tra quella che chiamavano sinistra e quella che chiamavano destra. Accordo che è stato messo in luce e io ritengo che sia alla fine un merito del Movimento 5 Stelle di non avere voluto fare un governo con la sinistra. La sinistra non l'avrebbe mai fatto, non l'avrebbe mai fatto. Era nient'altro che una pantomima quello di offrire di fare il governo con il Movimento 5 Stelle. Alla sinistra, a chi regge la sinistra, al rottamatore dell'Italia, al rottamatore del nostro Stato di diritto, non interessava altro che fare quello che ha fatto, cioè tirare fuori dal fango Berlusconi, perché quello che è stato fatto era una persona ormai nel suo stesso partito, era una persona ormai in declino, in una persona ormai veramente da rottamare. È stato preso dal fango nel quale si trovava, rimesso al suo posto in un partito che ormai non è neanche più tutto dalla sua parte, per distruggere insieme la nostra Costituzione, perché è quello che stanno facendo, è quello che stanno facendo. Non stanno facendo altro che fare passare sotto un viso diverso, sotto un viso più piacevole, un viso che alcuni purtroppo, che molti accettano, fare passare le stesse riforme che lo stesso Berlusconi non era riuscito a far passare mentre era al governo, perché la sinistra doveva fingere di fare una posizione che in effetti nel nostro paese non c'è mai stata. Questa è la verità. È per questo che io sono qui. Io spero che non ci dovrà toccare per un altro settennato di avere un Presidente della Repubblica come questo che c'è stato, che è stato il peggiore Presidente della nostra storia, messo in quel posto soltanto per garantire il silenzio sulla trattativa. È per questo che è stato messo in quel posto. Purtroppo, visto che gli accordi per eleggere questo Presidente vengono fatti in base a questo patto del Nazareno, che non è altro che una trattativa fatta davanti agli occhi di tutti, fatta a cielo aperto, purtroppo gli auspici non sono dei migliori. È per questo che io credo che sia necessaria una mobilitazione continua. Io 7 anni fa in Piazza Farnese ho lanciato un grido che sono passati 7 anni, ma oggi purtroppo è ancora necessario quanto 7 anni fa e ancora addirittura più necessario. È necessario che noi resistiamo, che noi facciamo sì che questo paese non continui su questo clima, perché il fondo non sappiamo dove sia. Chiediamo sempre di aver raggiunto il fondo, ma il fondo è sempre più in basso. E quindi anche questa volta da questa piazza non posso fare altro che alzare il mio grido: resistenza, resistenza, resistenza!